una fiamma al giorno, energie del 19 di gennaio. Scegliete la vostra variante, onice nero, stella marina, ametista. Vediamo, chiediamo agli angeli che ci diano le indicazioni per questo 19 di gennaio. Qua c'è la forza che vi conduce a trasformare la vostra realtà, ma ci vuole ancora un pochino di tempo, quindi state lavorando bene, continuate a lavorare in questo modo, continuate a lavorare sulla vostra energia interiore, perché questo state capovolgendo la vostra vita. Ci vuole ancora un pochino di tempo, questo sì, però state veramente cambiando, diciamo, tutto. State dando vita a qualcosa di assolutamente nuovo e di magico, Sì, sì, qua si aprono immense possibilità, chiaramente c'è ancora qualcosa che deve essere portato a termine, fa parte di questo processo di ribaltamento delle situazioni. Vediamo se mi danno ancora un'indicazione. Oh sì, questo fa parte di qualcosa relativo alle relazioni. O relazioni possono essere, questa è una carta che se ovviamente siete felicemente accoppiati si può parlare appunto di accordi, di contratti, di collaborazioni. Ecco qua mi sta dicendo l'energia, lo spirito crea la materia, quindi qua rilasciate il passato e comincerà qualcosa di nuovo. E proprio in base a quello che avete fatto di rilascio, quindi se avete pulito l'energia ci sarà un inizio molto molto non solo magico ma proprio meraviglioso. Stella marina, qua ci sono dei desideri che si manifestano, si manifestano concretamente, quindi qua state dando corpo, manifestazione a dei vostri desideri. Vediamo un po'. Ok. Ok. Oh mamma, queste sono un po' troppe. Ne chiediamo una sola ancora. Voilà, due, va bene. Allora, sì, sì, qua c'è uno sblocco, sì, ecco, per quanto riguarda l'amore, qua mi stanno dicendo che state creando, avete sbloccato, i vostri desideri si stanno per manifestare, perché siete entrati a contatto con quella che è le immense possibilità dell'anima, il genio, il risveglio del genio, l'anima che finalmente può creare. Vediamo un po'. È libera, diciamo, dai limiti, la costrizione della mente, e la mente che è meravigliosa si allinea all'anima e quindi crea qualcosa di fuori completamente dagli schemi. Ah, ok, qua mi stanno dicendo che quello che state raggiungendo lo avete raggiunto perché avete lavorato sulle vostre ferite. Se c'è ancora qualche paura, continuate a lavorare sulle vostre ferite, perché state veramente facendo un lavoro meraviglioso che sta sbloccando completamente la vostra vita. Vediamo un po', ametista, ok, oh mamma, me l'ha sparata così, ok, allora, ok, allora, qua ci sono dei cambiamenti, comincerete a vedere qualche cambiamento nella vostra vita, qualcosa che arriva proprio per manifestare quello che avete creato a livello interiore. Qua ci sono state delle ferite che avete armonizzato, avete guarito e il successo arriva, quindi state sbloccando, ci sono dei cambiamenti, comincerete a vedere proprio qualcosa che cambia concretamente nella vostra vita. Vediamo un po', sì, rilasciate le paure, le illusioni, sappiate che voi stessi, lavorando sulla vostra energia, scrivete la storia della vostra vita. È proprio un po' la simbologia dei registri akashici che noi scriviamo, e quindi ovviamente ci liberiamo da quelle che sono le prigioni, come dicevo io, della mente, qualcosa di meraviglioso si può realizzare, può cominciare. Vediamo. Ok, prenderei quelle due che sono cadute. Oh sì, sì, qua c'è. Ah, ok, allora qua c'è un maschile che sta manifestando qualcosa di concreto riguardo alla sua affettività. Può essere il creare casa con la persona del suo cuore. Ecco, c'è proprio una manifestazione, qualcosa cambia, perché c'è un maschile che è più consapevole, più aperto, più attento. È entrato nel suo potere di energia maschile per manifestare qualcosa di affettività. Può essere una relazione, può essere appunto fare casa insieme, essere casa insieme viene appunto portata in manifestazione. Eh sì sì, avete il sostegno dell'anima, vi state facendo guidare dall'anima, e per questo che qualcosa si manifesta finalmente.